Perché tanti di voi mi avete chiesto, ma tu, cioè, in base a cosa parli metà in tagalog e metà in inglese? The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Buongiorno, niente, io mi prendo il mio lemon ginger e niente, adesso vi carico il video, poi devo ordinare qua, vestirmi, che devo ritornare a fare, insomma, a fare due robe, devo consegnare una busta. Allora, ragazzuoli, niente, io sono in macchina, adesso ritorno a Milano perché sono dovuta andare in ospedale a riconsegnare altre cose, vabbè, e basta. Mamma mia, che luce pessima. Comunque, veramente, i parcheggi in generale sono una cosa ultimamente che sono allucinanti. E comunque, buongiorno, innanzitutto, perché mi sa che ancora non vi ho detto il buongiorno. E basta, poi oggi torno a casa, devo fare alcune robe, ma poi dovrei essere abbastanza tranquillo. Allora, mio papà ha preso questo riso che serve per fare un dolce tipico filippino. Io non so che riso sia, però vabbè, è questo qui. Niente, io adesso mi bevo il mio coffee e poi vi faccio vedere una roba. Allora, praticamente i miei tramite la 2A si sono fatti mandare ovviamente a pagamento, eh. Non è che ci sponsorizza la 2A, ci mancherebbe solo, questi kit LED. Ilan? Aspettate che glieli porto perché adesso... È un collan? Sì? I don't know. E tu? Tondo o... Tondo. O un ovale? No, no, tondo. Sì, dopo ovale. Non va bene. Comunque, scusatemi, abbiamo avuto un attimo di... cioè, praticamente mancano ste lampadine, insomma, devono ancora arrivare. Comunque sia, appunto, è un kit LED con queste lampadine qua piccoline. Vabbè, vediamo. Tecnicamente servirebbero per risparmiare, però non lo so, vediamo, vediamo. Vado a ritirare dei pacchi. Ok, eccomi qua, ritornata, scusatemi, sono qua con la mia tisana ai mirtilli, sapete che io ormai vivo di tisane e più tardi ho anche deciso che, cioè ho deciso il mio secondo giorno di allenamento, quindi prima di Natale cerco di recuperare quello che ho perso di allenamento ormai in tutti questi mesi. Comunque sì, volevo parlarvi oggi invece di un argomento che in realtà a me sta molto a cuore, che vi giuro io non ci ho dormito le notti in quest'ultimo periodo perché continuavo a rimuginarci sopra, ovvero continuare a fare video in italiano oppure in inglese. In realtà io avrei anche già un secondo canale pronto, insomma, da caricare. Ho anche un video in cui che ho messo in privato che non ho voluto pubblicare proprio appositamente in questo canale qui. Sapete che io sporadicamente in questi anni ogni tanto caricavo sia video in inglese che in tagalog e poi anche video in italiano. Però cosa ho fatto? Ho fatto la genialata di andare a vedere qualche video che spiegasse, insomma, la tecnica più efficace se utilizzare come linguaggio un linguaggio comunque un po' più internazionale che fosse capito e compreso da tutti, ovvero l'inglese, oppure utilizzare la lingua madre, che per me in questo caso, nonostante io sia di origini diverse, però io parlo l'italiano, ma principalmente mi sono fatta 200 pip
blocchi mentali letteralmente per questo argomento qua, penso di essere giunta alla conclusione. Dai video che ho visto, dalle recensioni, da tutti questi video tip che ho visto, consigliavano comunque di mantenere principalmente una lingua, che sia la tua lingua native o piuttosto l'inglese, insomma, anche se non è appunto la lingua che tu parli usualmente, e comunque di continuare su quel fronte lì. Quindi nel mio caso l'indecisione era: continuo a fare video in italiano oppure riprendo a fare i video in tagalog e in inglese? Perché mi sono detta, ad oggi ha senso riprendere di nuovo con un canale da capo? Cioè, capite che è veramente, dal nostro punto di vista, cioè per chi crea e fa video, è tosta. Perché comunque diciamo che questi 14.000 iscritti me li sono tenuti in questi anni. Cioè, e comunque ho faticato, ecco, per averli, insomma. Nessuno me li ha regalati, non sono stati comprati in nessuna maniera, assolutamente. E quindi mi sono detta, che pubblico ho? Cioè, qual è principalmente il pubblico che mi segue? Ed è principalmente un pubblico italiano, perché io so che i miei parenti nelle Filippine guardano i miei video. Però capisco che giustamente come fanno a vedere sempre i miei video, cioè magari se li guardano anche, ma giustamente non capiscono una mazza di quello che io dico, no? Se parlo in italiano. Però poi ho pensato, sì, ok, però è una piccola nicchia obiettivamente, no? Che nelle Filippine potrebbero vedermi, e sarebbe comunque più utile continuare per ora a fare i video in italiano. E quindi ho deciso di fare così. Per ora tengo il canale principalmente in italiano, cerco di pubblicare meno video possibili in inglese o in tagalog. Però qualora ci fosse un cambio radicale, anche proprio mio, di spostamento, che prendo e mi trasferisco e tutto, penso che muterò questo stesso canale. Diciamo che l'inglese più o meno lo capiscono tutti, cioè nel senso, poi io non parlo un inglese complicato, non ho un accento particolare e perciò penso di essere comprensibile, insomma, quando parlo in inglese. È già un po' più complicato magari quando mischio un po' con il tagalog, e tra l'altro volevo anche chiarire con voi questa cosa, perché tante di voi mi avete chiesto, ma tu in base a cosa parli metà in tagalog e metà in inglese? In realtà non è una cosa a cui penso, cioè è una cosa che io faccio istintivamente, ok? Non so davvero come spiegarvela. Io la prima lingua che ho imparato è stata l'italiano, quindi io parlo tranquillamente in italiano, però poi decorre magsalita nang tagalog, vedete? Cioè, non sto lì a pensare, non lo so, vi giuro, è una cosa che mi viene istintiva, ok? Parlo in tagalog, parlo in inglese, shifto e mixo le lingue, cioè diciamo che in famiglia io sono cresciuta mischiando le lingue. I miei genitori parlano metà italiano, metà in tagalog, io parlo metà italiano, metà in tagalog. Quando parlo solo tagalog, parlo metà tagalog e metà inglese, perché magari alcune parole non le conosco al 100% in tagalog, quindi mi aiuto con l'inglese. È raro, per esempio, che io parli inglese interamente, per esempio, cioè a meno che non mi ritrovi con una persona che parla esclusivamente inglese, allora ci parlo esclusivamente inglese, però per la maggior parte delle volte io parlo anche mischiato al tagalog. L'ho sempre presa come una cosa, cioè potrebbe essere un po' uno svantaggio, perché è vero, uno dice, sì, vabbè, tu sai tre lingue. L'italiano lo so, e lo so bene perché lo parlo tutti i giorni, insomma, quindi per forza di cose. Il tagalog l'ho imparato oralmente a casa, invece l'inglese sia a casa ma anche a scuola, insomma, però obiettivamente parlando, con chi parlo l'inglese? Con quasi nessuno. Ed è anche per quello che io mi sono detta, cavolo, forse creare un video in forse creare video in inglese potrebbe essere utile per me, però mi rendo anche conto che ad oggi è davvero impegnativo, a meno che io non mi sposti in un paese in cui parlano l'inglese, obiettivamente parlando, e per me ovviamente sarà anche uno stimolo in più fare video in inglese. Quindi ad oggi, col fatto che vivo in Italia e siamo in Italia, continuo a fare video in italiano. Anche se mi dispiace un po', perché fare video in tagalog comunque mi aiuta a tenere, insomma, il ritmo. Cioè, in realtà non ho particolari problemi, l'unica roba forse è un po' l'accento, che è un po' stranino rispetto magari a chi è venuto qua in Italia da piccolino, insomma da grandicello, quello che è, e poi ha imparato l'italiano. Lì sentirete un accento totalmente diverso quando parlano in italiano quel determinato tipo di persone di qualsiasi nazionalità, e si capisce benissimo chi è nato in Italia, ok? Perché l'accento
è del posto, cioè nel senso io sono nata e cresciuta a Milano e ho l'accento milanese. Se fossi nata e cresciuta a Roma avrei l'accento romano probabilmente, ok, questo era il senso. E tra l'altro mi farebbe super ridere, cioè sentire una ragazza, un ragazzo filippino nato e cresciuto a Roma come parla romano. Cioè, come parla con l'accento romano. Volevo rendervi partecipi di questa cosa perché io, cioè, davvero mi sono logorata tantissimo, tantissimo, tantissimo. Cioè, proprio... Io poi quando penso, penso troppo. Devo pensare un po' meno. E mi sono detta, ma cosa faccio? Inglese, italiano, italiano, inglese, tagalog, inglese. Solo tagalog, inglese, senza italiano. Cioè, vi giuro, stavo impazzendo in questi giorni qua. Poi però in realtà i video che ho visto sono stati molto molto illuminanti e ne ho visti una marea, perché poi ho anche visto che ci sono certi canali, cioè ci sono certe persone che hanno due canali, che hanno un canale sia in inglese che anche per esempio in spagnolo. C'è questa Lucia, penso si chiami Lucia, c'è scritto Montes, ho visto che ha un canale sia in inglese che in spagnolo e lei porta avanti entrambi, cioè io non so come faccia, perché secondo me è difficilissimo portare entrambi due canali a pari passo. Scusatemi, era morta la batteria, non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo, quindi ho preso l'altra batteria. Niente, mi stavo facendo tutte queste pippe mentali per se appunto mettere il canale, cioè fare un secondo canale, tenere questo canale, eccetera eccetera eccetera, però volevo rendervi partecipi perché io comunque sia ci tengo un po' comunque al vostro feedback e mi piacerebbe anche sapere poi che tipologia di video vorreste vedere. Cioè per me è molto più semplice registrare i video sotto forma di vlog, perché a livello di editing, di post produzione è molto molto più semplice montare un video vlog piuttosto che un video statico dove dovete avere le altre clip e cioè c'è dietro un lavoraccio, già c'è dietro un lavoraccio dietro un normalissimo vlog, figuriamoci dentro un video statico, magari anche dinamico, dove ci sono più clip in mezzo. Io per adesso cerco di tenere questa linea d'onda. Non vi prometto che continuerò per sempre a fare video in italiano, perché potrei anche prendere un giorno, avere magari mi parte l'embolo, io decido di fare esclusivamente video in inglese o in tagalog. Per adesso mandiamocela buona così, insomma, che comunque stia, io capisco che tra queste 14.000 persone, quante persone ci sono che non parlano l'italiano, cioè sono più le persone che parlano in italiano sicuramente, no? Quindi ho deciso di seguire un po' l'indicazione che dicevano tutti quei video che mi sono vista, ovvero di seguire principalmente il pubblico che tu hai, quindi io ad oggi ho un pubblico prettamente italiano ed è per quello che continuo a fare video in italiano. Basta, volevo rendervi partecipi delle mie pippe mentali principalmente. Comunque sia, io continuo a bere la mia tisana, però in realtà è arrivata l'ora di allenarmi. Vi dico anche questa cosa qui dell'allenamento, perché ho ripreso l'allenamento di 10 minuti di Chloe Ting. Vi metterò il link nell'info box, perché ho ripreso ieri che era il 21, oggi è il 22, ho deciso di riprendere quello, però dato che adesso ho un attimo più di tempo mi faccio l'allenamento proprio da un'ora fatto per bene e poi vado a farmi la doccia perché ho dei capelli disastrosi, io ormai li tengo sempre legati perché appena diventano un pochettino lucidi non mi piacciono più e io quindi poi inizio a legarli, a tenerli sempre legati. Però sto cercando di lavare il meno possibile i capelli, cioè guardate, su questo veramente meriterei un Nobel. E niente, basta, ho già parlato fin troppo e spero che comunque questi video, anche se magari sono più chiacchiere che altro, vi interessino e vi piacciono, soprattutto per gli argomenti, insomma. Fatemi sapere invece voi se in generale preferireste vedere dentro il canale, insomma, video in italiano o video in inglese, così almeno ho un feedback anche da parte vostra e anche che tipologia di video vi piacerebbe vedere. Niente ragazzuole, detto questo io continuo a bere la mia tisanozza, vado ad allenarmi e noi ci vediamo domani con un prossimo vlog. Cheers, a domani. Bevo come tipo i cannelli che fanno rumore quando bevono. Ancora.